tramite il mercato. Signor Sindaco, anch'io, come i miei colleghi, come tutta la città, ha visto il suo video di oggi. In realtà io, rispetto al collega Sartori, mi sono chiesto se lei fosse la stessa persona che fino a una settimana fa ha fatto, diciamo così, orecchie da mercante. Non ha, mentre altri sindaci, forse più decisionisti lei, non so se un bene o un male, questo lo diceranno i miei concittadini, come dice lei, fra 3 anni, forse o sicuramente possibilmente anche prima, però avevano già deciso quello che avevano voluto decidere. Lei aspettava quello che dicessero gli altri per lei, come se un sindaco fosse di passaggio, passante, non dico un ectoplasma perché sarebbe troppo, però aspettava che lo decidesse Draghi, che lo decidesse la prefetta, mentre tutti avevano già preso la decisione. Oggi, con quel video, tantissimi nostri concittadini, tantissimi imprenditori di questa città si sono sentiti forse minacciati dallo stesso sindaco che 10 giorni fa ha provato comunque a fare un'altra scelta. Capisco tutto. Capisco ovviamente che non è stato lei, che diciamo così, insomma, forse è l'ambasciatore che non porta pena, in realtà è l'ambasciatore che porta pena perché non ha voluto decidere, ha fatto decidere agli altri. Ma mi chiedo, ma oltre ai controlli, che saranno col pugno di ferro, quando abbiamo capito, qual è la strategia per evitare gli assembramenti? Qual è la strategia per evitare il dilagare dei contagi in città? Uno, l'informazione. Dai dati quando vuole lui e se vuole lui. Mentre questi 15 anni hanno bisogno di informazione, capillare tutti i giorni. Sindaco di Ozzeri, meraviglioso, meraviglioso. Ha dato i numeri, sta dando i numeri giorno per giorno, ma non solo quella che è, perché si è facilmente completamente saltato. Anche i clienti. Seconda cosa, altre città hanno formato ovviamente gruppi di steward e di hostess, esattamente quelli che avrebbero utilizzato negli eventi, che hanno mantenuto in piedi per andare in città e chiedere l'utilizzo della mascherina, chiedere rispetto alle norme, non esclusivamente la divisa, ma gli steward, gli hostess. Altri sindaci hanno chiuso le aree e hanno allargato la zona pedonale in modo che dopo il cui prima passano le macchine e oggi passano i cittadini perché saranno tanti il giorno di Capodanno e quindi c'è più spazio. Più spazio c'è, meno sembramenti ci sono. Zone in cui non si può parcheggiare, in modo che i marciapiedi saranno a totale disposizione del pedone per evitare gli assembramenti. Tutte queste cose, tutta questa strategia, dov'è? Dov'è? Questo ci chiediamo, questo si chiede, ci dicono che siamo i venditori di questa città, perché altrimenti è una comunicazione bipolare che è, diciamo così, decisa da altri. Io so che lei è una persona decisa nella vita e lo è anche in politica. Credo che da questo punto di vista la faccio vedere perché ne abbiamo necessità in un periodo particolare come questo. Grazie. Grazie. Grazie.